Bonjour ragazzi e ragazze, mi sembrano secoli che non filmo un video vlog. E tra l'altro è il primo vlog da sposata. Da sposata non ci posso credere. So che vi faccio sempre vedere la fede. Ta-da! Ve la faccio vedere ancora. Ok, basta. Io non so perché, ma quando parlo del matrimonio, della fede, eccetera, che siamo sposati, mi emoziono. Quindi, qua c'è Gatto Denver in realtà che vi vuole salutare, come al solito. Ciao Gatto Denver. Ciao Gatto Denver. Tu sei un guerrino duro bianco? Sì, sì, sei tutto bianco, sei tutto bianco, un po' arancione. In realtà ho un sacco di cose da raccontarvi. Allora, numero uno, sono due giorni che non filmo perché non so se si riesce a vedere ancora, però ho avuto una reazione pazzesca data da una crema. Voi lo sapete che la mia pelle si... Sì, Gatto Denver, tu sei sempre il protagonista, sempre tu, solo tu, sì, 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 sì. Bene, stavo dicendo che voi lo sapete che ho una pelle non sfigata di più, nel senso che c'è sempre qualche prodotto che mi fa un po' di reazione, magari mi fa rossore, oppure mi esce tipo una specie di acne allergica. Bene, questa volta ho avuto una reazione però mai avuta prima, perché è stato come se io avessi fatto il laser e me l'ha detto la dermatologa, Denver non dà pace, mi ha detto guarda è come se tu ti fossi fatta il laser in quella zona, perché mi si è formata tipo questa crosticina scura che poi è andata a spellarsi piano piano e ho dovuto mettere una crema cortisonica eccetera. Ho avuto il divieto assoluto per 2 giorni di applicare qualsiasi cosa che non fosse la crema cortisonica e poi un'altra crema adatta, quindi comunque ho fatto la brava, quindi finalmente domani posso tornare a truccarmi e per fortuna se n'è andata, perché voi non vi rendete conto, io ho applicato questa crema la mattina dopo e l'avevo applicata solo in questa zona, tra l'altro grazie al cielo, perché altrimenti non so che cosa sarebbe successo, cioè sarei rimasta sfigurata per 3 giorni, sarebbe stato tremendo. Per fortuna che l'avevo applicata tipo con una noce solo su questa zona e la mattina dopo mi sono ritrovata con questa macchia, è stato tremendo, mi sono presa un colpo, ho detto oddio cos'è sta roba, però per fortuna se n'è andata. Quindi altra cosa di cui vi devo parlare è il trasloco, perché in realtà vi avevo raccontato della caccia, noi non ci sentiamo, stavo per dire, cioè per me è come se parlassi al telefono con voi a questo punto. In realtà non filmo un vlog da, non lo so, da 2 settimane e succedono un sacco di cose che io vi devo raccontare. Il fatto del trasferimento, avevamo trovato questa casetta con giardino che ci piaceva eccetera eccetera, poi però abbiamo fatto 3 ragionamenti, e abbiamo deciso in realtà di trasferirci in un appartamento che è di proprietà di Tomas, che è molto molto grande, perché sono tipo 260 metri quadri, una roba enorme, e appunto io darò in affitto questa casa che è la metà praticamente, quindi questo appartamento lo darò in affitto, noi ci sposteremo in quest'altro appartamento che è appunto enorme e c'è una stanzetta extra. Ci sono in realtà, c'è una cabina armadio e poi una stanza extra che per il momento servirà da guardaroba, poi ovviamente quando arriveranno bambini eccetera la trasformeremo in una stanza, ma per il momento sarà un guardaroba. E non vedo l'ora di farvela vedere, perché è un appartamento splendido, splendido, che Tomas prima dava in affitto e mi dispiaceva sempre che lo desse in affitto perché è bellissimo e adesso finalmente andiamo a starci noi e sarà splendido, non vedo l'ora. Ci trasferiremo questo mese, il 27 ed il 28, oggi arrivano a portarci gli scatoloni, quindi dobbiamo intanto inscatolare la roba. In realtà però i mobili sono già lì, perché è già mobiliato questo appartamento, quindi appunto tutti i mobili che abbiamo qua li lasciamo qua per gli affittuari che verranno ad abitare qua. E quindi questa grossa grossa novità, non vedo l'ora di farvelo vedere quell'appartamento, perché è una reggia, cioè è grande come una villetta, però è un appartamento, è bellissimo, ho già fatto imbiancare il mio studio di bianco, ho già selezionato, avrò tutta una parte dell'appartamento dedicato a me, al mio studio, insomma avete capito, quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Questo vlog è tipo super incasinato, ma avevo migliaia di cose da dirvi e volevo dirvele tutte di getto, quindi spero si sia capito qualcosa. Quindi, uno, finalmente domani mi posso truccare e finalmente posso filmare. Numero due, oggi ho detto, boh, non mi posso truccare, voglio filmare comunque qualcosa, ok, filmo un vlog così intanto vi racconto tutto quanto. E, tre, trasferimento, non riesco proprio a combinare i pensieri. Tra l'altro sono arrivate le foto del matrimonio della nostra fotografa ufficiale, che vi devo assolutamente far vedere, aspettate. Io sono troppo, troppo, troppo soddisfatta, naturalmente, questa è la mia mamma, naturalmente vi farò un video, insomma, appunto, del matrimonio.
matrimonio in cui vedrete le foto con più calma, vi farò vedere il book, quello ancora lo stiamo aspettando, questa è fantastica con la mia amica Laura, però sono molto... Tomas che si prepara con sua mamma, sono molto Goran Wheeler, sono molto molto contenta delle foto, la fotografa è Nika Furlani, ma comunque vi parlerò di lei più nel dettaglio, ma qui sono buffissima, però queste erano le mie scarpe, ma vedrete tutto comunque presto. Il video del matrimonio, ancora non ho una data certa e precisa da darvi, però le foto sono pronte, adesso stiamo aspettando che sia pronto il book. Mi hanno detto che ci potrebbero volere dai 7 ai 20 giorni, quindi un arco ampissimo di tempo. Mi ha detto però la fotografa che in realtà 20 giorni non li ha mai aspettati, quindi probabilmente 10-15 giorni al massimo, e poi arriverà il video del nostro matrimonio che non vedo l'ora di farvi vedere, sarà proprio come se fosse lì con noi, è bellissimo condividere questa giornata con voi. Non mi sembra vero che siano già passate 2 settimane e qualche giorno, assurdo. E, altra cosa di cui vi devo parlare, sono un po' preoccupata per il gatto Denver, perché anche se lui sta comunque bene, sta facendo la pipì che ha un odore molto pungente, molto forte, strano, tutto ad un tratto, e poi fa la pupù fuori dalla lettiera, anche questo è strano. Quindi ho telefonato al veterinario che mi ha detto che o lo porto giù e gli prelevano loro la pipì, tipo, penso con un catetere, non ho ben capito, e sarebbe un trauma per gatto Denver, povero. Quindi mi ha detto, se no, puoi fare tu il... puoi tipo prelevare tu, e mi ha spiegato come fare, ho dovuto prendere una lettiera, tipo una sabbietta particolare, che in realtà non è sabbietta perché non assorbe, e poi c'è tipo una pompetta che va e si preleva tipo la pipì, e poi gliela devo portare dal veterinario in questi giorni. Dice che forse può essere cistite, niente di grave, ma è sempre meglio prevenire che curare, è sempre meglio sapere di che cosa si tratta, anche se, ripeto, state tranquille, non voglio farvi preoccupare per niente, perché gatto Denver sta bene, miagola, fa le fusa, gioca, corre, mangia, quindi non vi preoccupate assolutamente, vi terrò aggiornate sulla questione, non vedo l'ora di che devo dividerli, altrimenti già l'avrei fatto, ma probabilmente perché adesso dobbiamo uscire, non appena è arrivato Masha, abbiamo miliardi di cose da fare, con il fatto che oggi non posso filmare per via di questa cosa, qui si vede un po' meglio. Approfittiamo e facciamo un sacco di cose in giro per il centro che dobbiamo fare, quindi penso stasera quando torno a casa cercherò di dividere Audrey da Denver, perché devo essere sicura che la pipì che vado a collezionare sia di Denver, quindi devo dividerli e aspettare poi così. Quindi vi terrò aggiornati, ma non vi preoccupate, ripeto, non vi preoccupate. E altra cosa, il tatuaggio che ho fatto a Los Angeles, non ve l'ho ancora fatto vedere perché secondo me, vi spiego, perché alcune linee del tatuaggio è molto sottile, è una scritta molto sottile, quindi alcune linee del tatuaggio sono un po' più sottili, altre un po' più spesse, non mi piace come è venuto, quindi voglio oggi, anche altre cose che devo fare oggi pomeriggio, ho appuntamento con lo studio di tatuaggi qui a Trieste, perché voglio vedere se si riesce a fare qualcosa, quindi o a ribatterlo tutto o a vedere che cosa mi dicono, perché sto aspettando di sistemarlo per poi farvi il video, perché così come non mi piace, la tatuatrice mi diceva che perché mi chiedeva con cosa l'ho curato eccetera, e negli Stati Uniti mi hanno detto di comprare, mi hanno dato proprio il nome, ho comprato questa pomata antibiotica. In realtà, secondo la tatuatrice con cui ho parlato qua, non è proprio ideale andare ad applicare una pomata antibiotica, perché comunque dovrebbe essere fatto in sterilità, eccetera, quindi non dovrebbe esserci comunque rischio di infezione, sarebbe bastato mettere una crema apposita per idratare la zona, invece io ho applicato questa pomata che mi hanno dato loro negli Stati Uniti. Non so se sia colpa di quella, ma si è seccato molto e ha fatto un sacco di pellicine, cosa che non mi succedeva con gli altri tatuaggi, quindi boh, non lo so, voi se siete esperte più di me magari me lo potete scrivere, ma appunto, siccome le linee sono tutte irregolari, sto aspettando di sistemarlo per poi farvi il video. Naturalmente non mi sono dimenticata. Patatone è tornato dal lavoro. Ciao Patatone. Ciao Mirka. Ho raccontato tutto, che ci trasferiamo nel tuo appartamento gigantesco, che non vedo l'ora, e ho raccontato tutto. Bene, Tommaso è di poche parole, bene. Cosa ne pensi delle foto della fotografa? Beh, molto brava, bravissima. Sei contento? E sono tantissime foto. Tantissime, sì. Eh sì. Tantissime, niente, Tommaso oggi non parla, cioè è inutile, perché Tommaso proprio ha monosillabi. Hai paura perché stai per andare dal dentista? No. Boh, dai, sbrighiamo. Dal dentista, perché come vi dicevo, Tommaso è venuto a sistemarsi l'apparecchio, abbiamo trovato Sofia, una mia follower.
che anche lei guarda apparecchi e robe varie. Ci siamo fatte le foto assieme e ha detto che non si perde mai un mio video, quindi mi fa super 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 piacere. E le ho chiesto se voleva comparire in un vlog. Di solito mi dite sempre di no, lei sì, e quindi evviva. Ciao Sofia, saluto. Ciao. Eccoci qua, il nostro nuovo appartamento, ancora non c'è la luce, quindi dovrete accontentarvi della luminosità che c'è. Ho cercato di selezionare la modalità più luminosa possibile, quindi questa è l'entrata. Qui c'è il patatoncolo. E qui subito sulla destra, qui non so che cosa ci sia ma stanno lavorando, qui sulla destra c'è questa porta antica ancora con il vetro originale, con tutte, non si vede benissimo adesso ma ci sono tipo delle lavorazioni sul vetro. Poi qui c'è questa porta che divide praticamente la zona del mio studio dall'altra parte della casa, e qui c'è tipo questo corridoio, qui c'è il primo bagno, c'è anche la doccia. E qui questo sarà il mio studio, in questo momento lo stiamo dipingendo di bianco perché era tipo crema prima. E questo è il soggiorno, cioè ragazzi, non so se rendo l'idea, è tipo 4 volte il mio, no, non proprio, però quasi. Qui c'è questa libreria che teniamo, che è bellissima, che ha preso Tomas, che è stata fatta su misura tra l'altro per questo salotto. Qui metteremo la nostra TV. Se no, mio Dio, no. Stai scherzando? No, oddio, sta casa è infestata, io ho già paura. Guarda di nuovo come hanno rimesso a vecchio. Hanno rimesso a nuovo, però stile vecchio. Stile vecchio alla porta. Sì, la porta. Wow. E qui si passa dal soggiorno alla sala pranzo, che non è la cucina, badate, è solo la sala da pranzo. E qui avremo un tavolo, anche questo antico, sempre dello stesso colore, da 10 posti, con 10 sedie, prendiamoci conto. Ok, questa ma Pupetto, ma cosa sono sti rumori? Mi sta facendo spaventare. Ok. Guarda che adesso ho sentito, era qua, eh. Okay, questa è la cucina. Ok. E lì in fondo invece c'è una un'altra stanzina, adesso la vedremo. La cucina è la stessa che c'è nell'appartamento dove stiamo adesso, però cambiano i colori e le maniglie, ma in realtà appunto è la stessa. E cambia anche la suddivisione dei fornelli, vabbè, stupidaggini, comunque qua devono ancora ridipingere il muro. Sì, frigo uguale, stesso forno, tutto uguale. E poi qui c'è un'altra porta, adesso appunto la luce devono ancora metterla, quindi non si capirà molto, ma qui c'è un'altra stanza che serve tipo da lavanderia, via, è un po' dispensa, poi qui c'è un altro lavandino e caldaia, eccetera. Ah, e sbatteva per il... ho capito. Si chiude questa. Bravo. Ok, bene, almeno abbiamo scoperto che non ci sono i fantasmi in questa casa. Io da notare come sono, cioè, guardate che capelli che ho, mamma mia, per via della pioggia, ma è venuto giù veramente il diluvio universale. Continuiamo con il tour che ci fa... ah, sempre Pupetto. Andiamo avanti. Ok. Qui devono ridipingere tutto quanto perché questa stanza era verde. Questo stanzino, che questa sarà la tua garderoba, no? Ma sì, nostro, dai, ti metterai qualcosa anche tu, non pensare che ti sarà tutto di là. Boh, comunque qui faremo tipo una cabina armadio. Qui c'è il secondo bagno con una doccia e lavandino e tutti i sanitari. Sono tutti enormi gli spazi in questa casa, è splendida, è bellissima. Questa invece sarà camera nostra. Sì! Patatoncolo! L'ho fatta in blu. È bellissima, è bellissima, bellissima.
con due finestre, e qui è simile un po' al mio appartamento in realtà, perché io l'avevo scelto appunto perché era simile a questa casa, quindi stanza, e poi io ho la cabina armadio qua e il bagno là, qui è viceversa, ma la stanza è molto più grande e anche la cabina armadio e anche il bagno sono molto più grandi. Questa è la cabina armadio, infatti questa cabina armadio sarà mia, sì, perché qui a malapena staranno le cose di Tomas, perché anche lui è un fashionista, non so se lo sapete, ma Tomas di scarpe, io credo che ne abbia più di me, e anche vestiti, anche giacche, sì, anima gemella mia. Non ho tante scarpe. No, tutta una stanza piena, no. Comunque, questa è la cabina armadio, e penso appunto che ci sarà proprio solo la roba di Tomas, però è comunque più grande della mia, parecchio, io credo sia il doppio della mia, anzi sicuramente. E poi invece qui c'è il nostro bagno, proprio nostro, e qui si divide con questa porta da tutto il resto della casa. E questo bagno l'ho fatta mettere io la vasca quando hai comprato. Sì, qui metteremo un comò con una TV un po' più piccola e poi lì il letto con i due comodini. Non so se ti ricordi, ma qua non c'era la vasca, ti ricordi? Qui c'era una doccia in questo bagno. Io non mi ricordo. Mi ricordo io, 2 anni fa, io ho insistito perché metteste una vasca, perché mettessero una vasca, perché ho detto 3 bagni, almeno una vasca ci dovrà essere. Sì, sì. E questa è la mia vasca! Questa è la mia vasca e l'hanno messa, dai, cioè con 3 bagni, guarda che bene che ci sta, è pure grande. Quindi, wow, che bello, va bene, niente, adesso andiamo perché vengono nell'altro appartamento nostro, dove viviamo adesso, a portarci gli scatoloni, e da oggi ufficialmente inizia il trasloco e si inizia a inscatolare tutto. Yes. Eccoci qua, tornati a casa, ci hanno portato tutti gli scatoloni per impacchettare roba. Sembrano pochi, ma in realtà sono tantissimi. Vero gatto Denver, spero che tu non li distrugga. Ciao gata Stellina. I gatti hanno già capito che sta succedendo qualcosa. Patatone, sei ancora di poche parole oggi? Sì, volevo solo dirti una frase. Ah, ok. Here are all the scatoloni. Io e Tomas ci divertiamo a parlare inglese strano, male. Scatolones. These are the scatolones. For the traslocks. For the traslocks. Ogni tanto sbaglio, però per fortuna mio marito mi corregge. Pupetto, sai che questo è il primo video vlog che facciamo in cui siamo sposati? Come ti senti ad essere marito? Bene. Un patatone. Io mi sento affamata adesso, ho fame. Ti devo mangiare. Inscatolerai tu tutto, ovviamente. In sloveno si sì, deve... sì, cambia discorso. Sì, sì. Marito, si deve... I marito, ci vuol dire che è cool. Ma dai, smettila. Beh, abbiamo perso Tomas, purtroppo l'abbiamo perso. Patatone. Patatone, scatolerai tu tutto, vero? No, perché dico cool. Traduci. Che ho fortuna. Ah, ok. Per cui... Tu hai un naso bellissimo. E il mio nasino. Il patatone. Quando avremo un figlio spero che avrà il nasino di patatone Tomas. Mi hanno rifatto il mio apparecchio. Come lo chiami tu? No, di come lo chiami tu. La ferrovia. La ferrovia, sì. Lui la chiama la ferrovia. Wow. Dai, perché se gliel'hanno tolto per il matrimonio, adesso che ci siamo sposati gliel'hanno rimesso così. Sì. Non aveva la ferrovia nelle foto. Bene, io direi di cambiarci e preparare la cena. Guardalo. E ce l'avrò per circa 6 mesi. Posso dirti una cosa però, questo appartamento, che comunque è grande, dopo essere stati in quello nuovo, mi sembra piccolo. Il cavolo. Perché cioè, è enorme, una cosa di... Mi sembra piccolo qua adesso, boh, non lo so, non vedo l'ora. Non è che ti sembra, è meno della metà. Lo so. Beh, senti, tu adesso non denigrare il mio appartamento che siamo stati qua un anno e mezzo. No, ma è meno della metà, ecco. Comunque, questo appartamento è della grandezza perfetta. Sì. Questo è grande perfettamente. Però non è gigantesco. Quello è gigantesco. No, però comunque è perfetto, sì, questo. Sì. Però quello, cioè, quello sembra una villa, cioè non una casa. È vero. Non un appartamento. È vero. Infatti è grande come la tua casa di famiglia, quella sì, in campagna dove più volte siamo stati, che anche la piscina. Hanno la stessa metratura, praticamente il nostro nuovo appartamento e quella casa hanno la stessa identica metratura. Forse la casa è un po' più grande. Sì, un po' più grande, sì. Leggermente, però per farvi capire. Che bello, sono troppo contenta. E altra cosa per cui sono molto felice è che è arrivato, tantaran, questo pacco e dentro c'è la mia nuova Chanel. Sì!
che ho ordinato vintage e ve la farò vedere nel prossimo haul, che devo ancora farvi vedere quello che ho comprato a Los Angeles, quindi aspettatevi un nuovo haul super super presto. Aspettatevi un'altra cosa. Che cosa? Questa borsa, questa cosa Chanel. Sì. Nella nostra lingua si chiama Shandles. Shandles. Yeah. Grazie per queste lezioni di inglese, patatone. Come si dice adesso andiamo a cenare? Adas, Iniams. Iniams? Cos'è sta roba arabo? No, Idioms. Idioms. A cenare? A cenners. Mi piace perché l'accento è perfetto. 10 più, patatone, 10 più. Questo è un patatone che per la prima volta in vita sua ha freddo, perché di solito Tomas... Ah ecco, mi sembrava strano che un caloroso come te potesse avere freddo. Bene, grazie che mi aiuti a preparare la cena. Che marito utile. Grazie, eh? No dai, non essere cattiva. In realtà sto preparando la cena per me e faremo un'invernizzina, quelle con il formaggio, poi un tenerone al prosciutto cotto e poi sto facendo un po' di zucchine lesse. E, mai viste così piccole tra l'altro, ma devono essere buonissime perché più piccole sono più buone sono normalmente. Mi sa che questa parte la devo togliere, che cosa ne dite? Secondo me la devo togliere. Sì, no, boh, non lo so. Comunque, poi farò un'insalata per Tomas e poi un altro panino, che già uno se n'è mangiato, un altro panino con prosciutto crudo di Parma. Questo è il prosciutto, non so se si riesce a capire. Un'insalata con pomodorini e carote e poi un panino al prosciutto e mozzarella. E questo è quanto. Niente di trascendentale e di strafico oggi. Cenetta pronta, tenerone, invernizzina e zucchine. Spesso le taglio a metà, poi queste piccoline devono essere super buone. Insalata con pomodorini e carote alla julienne per Tomas e il mega panino a tre piani di prosciutto crudo di Parma e mozzarella. E nel frattempo guardiamo Beverly Hills, che siamo alla terza stagione, ormai è diventata una droga. Buon appetito! È l'una di notte praticamente, no? Sì, l'una e un quarto quasi. Tomas è già andato a dormire, io sono qua che sto facendo progetti sulla cabina armadio perché vorrei ordinarla quanto prima in modo poi da non ritrovarmi nell'appartamento senza la cabina armadio. Che questi sono problemi, ragazzi. E, però questo è solo un disegno di una parte della cabina perché in realtà sarà enorme. Quindi spero di aver quasi finito. Nel frattempo vi do la buonanotte. Oggi veramente con questi capelli e senza trucco, però almeno sono contenta perché domani finalmente posso truccarmi. Sì! Quindi buonanotte e alla prossima. Ciao!